posto, perché sono domande molto importanti, anche se devo dire subito che noi un po' le abbiamo rideclinate, e già questo è un dato significativo, e ora vi dirò perché. Innanzitutto vogliamo, io e Luisa siamo molto contenti di essere qua, ringraziamo molto Arcilesbica per averci invitate, sono molto felice di vedere le amiche di Se non ora quando Milano, che sono qui accanto a noi in prima fila. Sono molto contenta di essere qui e mi piace subito dire una cosa, che Se non ora quando e Arcilesbica ormai hanno condiviso alcune tappe di un percorso in questo ultimo anno. Ci siamo viste e incontrate in diverse occasioni, questo vuol dire che, che condividiamo in qualche modo un'analisi e una direzione politica. E mi piace ricordare il fatto, per esempio, che Giordana, che è seduta qui, qui fra voi, era presente sul palco dell'11 dicembre a dare la sua voce, la sua prospettiva e la sua visione delle cose. Quindi a dare testimonianza di come Arcilesbica e Se non ora quando si incontrano e condividono una visione politica, e questo consente di intrecciare i percorsi ed è un fatto molto importante. Ma prima di rispondere alle domande mi piaceva fare anche un'altra osservazione, un'altra riflessione. Noi abbiamo letto con molta attenzione il documento che contiene le vostre tesi congressuali e volevamo farvi complimenti perché siamo molto d'accordo su molti punti. E vi ringraziamo molto per le cose che avete scritto, soprattutto il paragrafo legato ai rapporti con i movimenti femministi, in cui insomma appunto si parla di Se non ora quando, del 13 febbraio, del ruolo che ha avuto. E devo dire che quel paragrafo di quel vostro documento è una parte eccezionale. Devo dirvi che rappresenta, come dire, un momento di assoluta discontinuità rispetto al passato e alla tradizione, rispetto ai rapporti tra femministe e lesbiche, perché devo dire che per la prima volta in quelle parole del vostro documento che contiene le tesi congressuali voi guardate al movimento delle donne come un movimento unitario, e il fatto che guardate al movimento delle donne come un movimento unitario è una cosa fantastica, che conferma il fatto che seguiamo la stessa mission politica, e quindi questo è un altro dato molto importante. Di quel documento c'è un altro elemento sul quale mi piace soffermarmi prima di passare alla risposta delle due domande, ed è il fatto che nel documento delle tesi congressuali voi scrivete: abbiamo ritenuto valido l'appello al tema della dignità, non confusa con il decoro perbenista. Ecco, questa parola dignità, che è parola ambigua, che ha dentro tanti significati, alcuni anche che non ci piacciono, però la parola dignità, come voglio dire, intorno al 13 febbraio ci sono stati tanti commenti, tanti hanno preso parole in modo diverso. Mi piace invece citare, può sembrare strano, quasi distonante citare un costituzionalista europeo come Stefano Rodotà in un momento come questo, però invece mi piace farlo, anche se può sembrare fuorviante, invece non lo è. Stefano Rodotà dice che come la modernità, la rivoluzione della modernità è stata la rivoluzione dell'uguaglianza, la rivoluzione del 13 febbraio invece è la rivoluzione della dignità che segna un tempo nuovo. Il 13 febbraio, con la parola dignità, quando la parola dignità è entrata in un cortocircuito con tema, con corpo e differenza sessuale, la dignità dei corpi delle donne, questo ha segnato, ha aperto una nuova fase politica, ha segnato un tempo nuovo, e noi ora siamo con i nostri corpi chiusi con i piedi ben saldi in questo tempo nuovo, e non dobbiamo perdere un centimetro di questo terreno nuovo. E quindi qui rispondo alle domande: perché non dobbiamo perdere neanche, non dobbiamo indietreggiare neanche di un centimetro rispetto a questo tempo nuovo che abbiamo aperto? E quindi come far pesare i voti delle donne? Questa è la domanda che a noi interessa. Noi Se non ora quando, lo sapete, ha come caratteristica peculiare quella della trasversalità, no? Noi guardiamo ai movimenti delle donne, guardiamo alle donne come movimenti unitari anche noi, a prescindere dalle ispirazioni, dalle culture e dalle fedi politiche e religiose, a prescindere. Noi pensiamo che la dignità dei corpi delle donne riguardi tutti. Quindi noi ci chiediamo come far con voi, ci chiediamo come far pesare i voti delle donne, ed è ovviamente questione molto complessa. Certamente il sostegno di Se non ora quando alle forze politiche non sarà un sostegno indiscriminato, generale e indistinto.
tutto. Peseranno i programmi, peserà la presenza paritaria di donne e uomini nelle liste, la presenza paritaria. Qui a Milano siete un esempio straordinario, adesso a metà aprile, se non ora quando, Milano sta organizzando un convegno proprio sulla presenza paritaria. Quindi su questo, la presenza paritaria tra uomini e donne è un punto dal quale noi non ci muoveremo. Come far pesare i voti delle donne? Certamente la presenza paritaria di donne e uomini nelle liste è elemento dal quale non ci muoveremo. Resta però che se non ora quando non intende tradire, come vi dicevo, in nessun modo, la sua caratteristica, che è quella che ne sigilla la forza e l'autonomia, cioè la trasversalità. E quindi se non ora quando si rivolgerà naturalmente ad una interlocuzione larga, questo lo vogliamo dire e precisare subito. La seconda domanda, noi l'abbiamo interpretata in senso un po' più generale rispetto a come l'avete ora qui richiamata. L'abbiamo interpretata cioè come il ruolo delle donne in politica alla luce di questo anno, ma soprattutto in senso prospettico e guardando al futuro, come vogliamo che questo rapporto tra donne e politica sia declinato? Bene, la politica senza le donne, noi lo abbiamo testimoniato, ne abbiamo in negativo purtroppo l'esempio, la politica è morta senza le donne, non c'è possibilità per questo paese, per la politica, di rinascere senza le donne. Se non cambiano le donne in questo paese non lo può cambiare nessuno, e quindi le donne in politica sono fondamentali, sono l'unica chance per cambiare questo paese. E c'è di più però, che non ci basta che arrivino soltanto donne con corpi di donne, vogliamo che quelle donne abbiano una, siano gender oriented, come dire, abbiano una consapevolezza e abbiano un legame con il movimento. Ecco perché secondo ora quando deve essere forte, perché le donne che sono lì nelle istituzioni devono avere sempre dietro alle spalle il movimento, e questo movimento se sarà forte, riuscirà a dare le istanze alle donne delle istituzioni, avremo la possibilità tutte di farcela, ma insieme.